Cecilia Rodriguez è scomparsa di nuovo da tutti i suoi profili social, cancellando anche alcuni impegni lavorativi. L'influencer sta male, ecco a cosa dovrà fare attenzione adesso ogni giorno per tornare a stare bene. La Milano Fashion Week è tornata dal 20 al 26 settembre a Milano. Questa edizione si inaugura subito dopo che Joe Biden e il direttore generale dell'OMS hanno dichiarato finita la pandemia di Covid. C'è dunque tanta voglia da parte di tutti di tornare alla normalità ed alla vitalità laboriosa che tanto caratterizza il capoluogo lombardo. L'influencer Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week. Qui è alla sfilata di The Archivia a Palazzo Turati del 20 settembre 2022, foto Instagram. Anche Cecilia Rodriguez ha spiegato di essere impaziente di partecipare alla MFW. Si è mostrata in auto mentre andava a vedere a Palazzo Turati la sfilata di The Archivia. Non ha perso l'occasione per ironizzare sul suo autista molto disponibile, Ignazio Moser. Ha però dichiarato che per nessun motivo darebbe il numero dello CFR alle interessate. Perché Cecilia Rodriguez sta male? Cosa succede a Cecilia Rodriguez, nonostante si sia mostrata elegantissima in un micro top ed una minigonna luccicante, non è stata affatto bene negli ultimi giorni. Come al solito, i suoi ammiratori su Instagram sono stati i primi ad accorgersi che l'influencer era scomparsa di nuovo. Oltre a questo, anche alcuni impegni professionali sono stati cancellati. Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ed il cane Ercolino. L'influencer sostiene di sentirsi meglio ora che ha tutta la sua famiglia stretta intorno a sé, foto Instagram. La sorella di Belen, infatti, avrebbe dovuto promuovere il nuovo servizio streaming Paramount+, ma non ha potuto essere presente. La motivazione l'ha spiegata lei stessa in un video in cui si è mostrata senza trucco ed in pigiama nelle prime ore della mattina. L'influencer ha confermato di essere stata male a metà di settembre. Cosa dovrà fare l'influencer ogni giorno per tornare a stare bene? Cecilia Rodriguez non ha voluto dire il nome del problema che non le ha reso possibile lavorare. Ha però spiegato che, da adesso in poi, dovrà mettersi a dieta e che farà la brava. Sembrerebbe di capire che le abbiano trovato un'intolleranza alimentare o un problema digestivo. L'influencer, però, non si è abbattuta ed ha ricominciato a lavorare. I fratelli Rodriguez, Cecilia, Belen e Jeremias, foto Instagram. Ceciu non ha mancato di fare gli auguri alla sorella Belen, che il 20 settembre ha compiuto 38 anni. La soubrette può considerarsi fortunata, ha ricevuto parole di affetto da parte di tutti i suoi affetti più cari. Stefano De Martino, infatti, si è limitato ad un breve messaggio, che però è pieno di significati, tanti auguri vita. Ecco il video messaggio di Cecilia Rodriguez per i suoi fan in cui spiega perché sta male da diversi giorni, https://www.anews24.it/doppia-v-content/uploads/2022-2009/cecilia-rodriguez-v-v-v-anews24.it/202209/mp4